Ciao a tutti da Matteo e benvenuti a parlarvi di quello che è successo stasera, ossia nella partita di campionato di cartello Inter-Juventus, che ha offerto molti spunti di conversazione. Come sempre vi diciamo, se potete, potete sostenere il nostro lavoro abbonandovi alla pagina Calcio Mercato Web o inviandoci delle stelle, che sono sempre ben accette. Andiamo quindi a cominciare e vediamo che è successo. Inter-Juventus è stata una partita molto complicata, finita 4-4 con due rigori assegnati all'Inter, entrambi discutibili. In conferenza stampa Inzaghi è stato molto pungente e dice che doveva vincere l'Inter e ovviamente non la Juventus. Entrambi gli allenatori erano visibilmente contrariati per la partita e per come si era svolta. Motta perché ritiene che ci siano stati troppi errori in difesa e senza i quali la partita avrebbe preso un'altra piega. Mentre Inzaghi dice che praticamente al 65esimo del primo tempo era sopra di due reti e pensava che la partita l'avrebbe portata con una certa facilità a casa, invece può andare a finire in un'altra maniera, e dice che la Juventus ha tirato solamente quattro volte. Fra gli in, quelli che hanno giocato meglio nella partita, mettiamo, quindi, ha tirato quattro volte e ha fatto quattro reti, e quindi ha puntato il dito sulla difesa, nella quale era assente Acerbi. Fra i giocatori migliori dell'Inter mettiamo senza dubbio Thuram, autore di una grandissima partita, vera e propria spina nel fianco sempre della difesa della Juventus, e fra gli out a sorpresa mettiamo Lautaro, che ha sbagliato una rete, sempre su palla datagli da Thuram, a porta praticamente vuota. Un anno fa questi errori non l'avrebbe mai commessi. E cominciamo con il parlarvi dei due rigori, ma cominciamo da un antefatto, ossia l'arbitro Cesare Di Pressing, che oggi intorno alle 3 aveva detto che oggi Guida, l'arbitro della partita della sezione di Torre Annunziata, non avrebbe dovuto sbagliarla. Beh, a conti fatti diciamo che non è andata esattamente in questa maniera. Partiamo dai due rigori. Questo è il frame del primo rigore dove si vede, non si vede chiaramente, ma purtroppo abbiamo dei diritti di copyright a rispettare, ma le immagini a velocità normale evidenziano che c'è uno sfioramento del giocatore Danilo ai danni del giocatore Thuram. Questo sfioramento si vede benissimo nel secondo frame che abbiamo preso, che come vedete la gamba di Thuram non si alza minimamente, in quanto il tocco che fa Danilo è minimo. In seguito a questo tocco Thuram rovina a terra. Ora la domanda è semplice: il tocco c'è stato e questo è inequivocabile. Un tocco del genere, che ribadisco non è stato bastevole a sollevare minimamente la gamba di Thuram, basta per concedere un calcio di rigore? Ad onor del vero, a nostro avviso, Thuram ha esagerato nel cercare di dimostrare di essere stato toccato. Il signor Guida è stato troppo generoso nella concessione del rigore. Il regolamento è in particolare la regola 12 del regolamento del calcio dice che il VAR può richiamare Guida nel caso che ci sia stato un chiaro ed evidente errore. Ma il tocco c'è stato, quindi a questo punto è tutto demandato al signor Guida, che è lui che deve giudicare se questo tocco basta o non basta per concedere la massima punizione. Rimaniamo al concetto: a nostro avviso, il semplice tocco
non basta per concedere un rigore. Di diverso avviso, ovviamente, il signor V e il signor Guida. Il VAR quindi non ha, nel caso specifico, colpe perché è stato l'arbitro di campo a giudicare l'episodio. Molto più semplice la valutazione del secondo rigore, che adesso vi mostriamo, che è questo qui. Abbiamo preso proprio il frame in cui Thuram tocca il pallone ed è evidente che tocca il pallone con la mano. Un attimo dopo, qui vedete ancora il piede non è ancora arrivato, arriverà il piede di Kalulu che colpirà il francese, ma dopo che il francese ha toccato il pallone con la mano e ovviamente in caso di rete questo è sempre da annullare, quindi qui è semplicissima la cosa. La seconda rete era da annullare, la prima rete è generosa, il rigore è generoso, nella seconda è un chiaro errore. Andiamo oltre. In conferenza stampa, Thiago Motta si è lamentato dei molti errori commessi dai suoi difensori. Ha fatto comprendere che i rigori concessi erano generosi entrambi. E ha spiegato l'entrata di Yildiz nel secondo tempo come seconda punta per la necessità di fargli tirare il fiato. Infatti, dall'inizio del campionato, Yildiz è sempre stato schierato in campo ed è la prima volta che viene schierato da seconda punta. Diciamo, vedendo i risultati, con risultati ottimi, in quanto ha fatto una grande partita e la prima rete segnata è veramente di ottima fattura. Motta ha inoltre sottolineato che nel finale la squadra ha giocato per vincere e si è complimentato con i suoi ragazzi. Ha inoltre difeso tutte le sue scelte molto criticate alla vigilia, vedi quella di Weah e Conceição fin dal primo minuto, e Danilo al centro della difesa. Diametralmente opposta alla visione di Inzaghi in conferenza stampa. C'è da dire che Inzaghi sentiva quello che diceva Thiago Motta e si è un po' stizzito delle sue dichiarazioni. Si è quantomeno risentito da quello che ha sentito. Infatti, secondo Simone Inzaghi, la partita doveva essere vinta dall'Inter e la Juventus non meritava assolutamente il pareggio, perché secondo lui ha tirato solamente 4 volte in porta e ha fatto 4 reti. Dati che sono abbastanza veritieri. Infatti, i dati della partita ci raccontano che partita ovviamente fino a 4-4 e l'Inter ha tirato 18 volte, la Juventus 10, la Juventus ha tirato 5 volte in porta, l'Inter 9, la Juventus ha avuto il 53% del possesso palla contro il 47% dell'Inter. Altri dati significativi sono una ammonizione per la Juventus, due per l'Inter e 5 calci d'angolo, mentre l'Inter ne ha battuti 13. Quindi, insomma, sicuramente più Inter che Juventus. Non lo so, questa è come noi abbiamo visto la partita. Fateci sapere come l'avete vista voi. Da Matteo è tutto, ciao, alla prossima diretta, buona serata.